Secondo, siete online. Eccoci. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Allora. Ciao a tutti. Spero che mi sentiate bene. Io sento un po' di ritorno, che forse ora non c'è più. E siamo qua per questa sera per presentare This is not cricket, un documentario di Jacopo De Bertoldi che è qui con noi, che racconta la storia di un'amicizia tra due ragazzi, Fernando e Shinz, che sono anche loro qui con noi. Ciao. E racconta in qualche modo la storia della loro vita in un arco di tempo molto lungo per quello che è insomma il cinema, cioè per 8 anni. Cioè, Jacopo li ha conosciuti quando erano ragazzini e poi piano piano insomma li ha visti crescere, uniti da una grande passione che è il cricket. Infatti è lì che si sono conosciuti a Piazza Vittorio, in una squadra insomma dove giocavano. E questo film, io sono un po' in una doppia veste in questa serata, perché da un lato appunto parlo per Zalab e devo dire che sono veramente contenta come Zalab di riuscire a fare questa diretta stasera parlando di questo film, e anche a rinnovare le dirette insomma che stiamo cercando ogni settimana di creare per insomma continuare a tenere vivo non solo il rapporto con il pubblico, con chi ci ascolta, ma soprattutto per ricordare che ci sono dei documentari che sono sulla nostra piattaforma di video on demand e che si possono vedere. Vi invitiamo tantissimo a insomma rinnovare il sostegno, perché proprio in questo periodo l'idea è quella di riuscire a rimanere vivi e attivi nonostante insomma le circostanze. È un momento particolare in cui, oltre ai documentari di Zalab che abbiamo sempre promosso e che ora sono tutti visibili sulla piattaforma Zalab, stiamo aprendo sempre più a nuove collaborazioni, ed è proprio questa che ci ha portato a invitare nella nostra piattaforma This is not cricket. È stato in anteprima in questi giorni, proprio nel periodo pasquale, con l'idea insomma di fare in qualche modo così, un piccolo regalo di Pasqua per chi insomma ha avuto voglia, vuole seguirci. Fino a questa sera sarà online e poi dal 7 maggio sarà di nuovo disponibile. Niente, dicevo, sono un po' in una doppia veste, quindi da un lato come Zalab, ma dall'altro lato come montatrice del film. Ed è proprio per questo che vi voglio un po' raccontare due parole, voglio dirvi della mia esperienza, di quello che è stato, insomma, in qualche modo avere a che fare con questo film. Ah, voglio ricordare che questo film è stato presentato ad Alice nella Città, che è una sezione in parallelo della Festa di Roma, e devo dire che in qualche modo è un film piccolo, nel senso che è nato dagli sforzi e dalla caparbietà probabilmente di Jacopo e come dire, grande disponibilità di Fernando e Shins, insomma, permettere a Jacopo di entrare nella loro vita. Però è un film piccolo perché poi ha avuto il sostegno della produzione, della Mir cinematografica, ma comunque un film che se non fosse stato appunto per la determinazione di volerlo fare non si sarebbe realizzato. Nonostante questo, io credo che sia un film grande perché racconta veramente delle storie di vita. E questa sensazione ce l'ho avuta quando mi ha contattato Jacopo. Abbiamo fatto una chiacchierata la prima volta prima che iniziasse appunto questo lavoro, e mi parlava di Fernando e di Shins un po' come se parlasse di due fratelli minori.
nel, con la vicinanza, con l'affetto, di, appunto, con cui puoi parlare di membri della famiglia, ma da un altro lato anche, come dire, quella sensazione in cui i membri della famiglia ti stanno un po' stretti, ci devi avere a che fare per forza in qualche modo, anche se, se a volte non vorresti. Ed è proprio questo il rapporto che poi ho visto svilupparsi tra di loro anche nel girato, perché il girato, la cosa bella è che è un girato molto molto vero, è un girato in cui proprio trasuda di realtà. E, sono, insomma, in qualche modo mi sono arrivate in mano tantissime ore divise in tre anni, 2012, 2015 e poi 2019, in cui appunto all'inizio vedevo dei bambini giocare, questi bambini erano poi diventati adolescenti e poi si appunto confrontavano con l'età adulta. Quindi io credo che la bellezza di questo film sia sì quella di parlare del cricket, ma del cricket come pretesto per farne una metafora di vita. In realtà è proprio un film che parla di diventare adolescenti e poi diventare adulti in una città che è Roma, che regala delle risposte molto diverse se sei italiano o se non lo sei italiano. Quindi cosa vuol dire diventare grande, cosa vuol dire porsi le grandi questioni della vita, ma cosa vuol dire a maggior ragione se non hai un permesso, cioè non hai una cittadinanza e quindi devi lottare sempre con, di più con il tuo permesso di soggiorno per riuscire ad essere un cittadino come gli altri. Ed è questo che mi è sempre piaciuto tantissimo di questo film, il fatto che ne posso parlare così perché appunto non essendo l'autrice me lo sono, come dire, trovato fra le mani e mi sono innamorata piano piano guardando il materiale. E la cosa bella è proprio che ha un tono a tratti molto di commedia, cioè di base sembra un film leggero, inizia come un film leggero, si sviluppa come una commedia degli equivoci a volte, e, per poi avere in realtà un messaggio che è molto più profondo, che è quello di cui insomma in qualche modo parlavo prima e che è un po' quello di cui voglio continuare a parlare insomma, con Jacopo e con i ragazzi. E, Jacopo, a te la parola, dici un po' come è allora, stato girare questo ciao, film. Ciao a tutti. Ma il film, come è stato già il film, è stata un'operazione molto lunga, come hai detto tu, e quindi ha attraversato non solo tanti anni della vita loro, di Scienza e Fernando, ma anche tanti anni della mia vita, perché ho cominciato a lavorarci nel 2011, 2012, no? Cos'era? Quando era la Grecia? 2012. Ma io ho conosciuto questa storia perché una sera a cena d'amici mi hanno parlato di questi ragazzi che si trovano a giocare a cricket al parco e così sono andato a cercarli perché mi sembrava che perché ho capito che insomma io il cricket non lo conoscevo. Cioè, sapevo che era lo sport nazionale di questa grande potenza ex colonialista e ho pensato che ci potessero essere delle storie che potevano interessarmi e quindi sono andato a cercare queste squadre di ragazzini che giocavano a cricket e tra le varie squadre ho incontrato questa in cui giocavano Scienza e Fernando e lì ho capito che lì ho conosciuto Scienz, anzi devo dire che la squadra di Scienz e Fernando l'ho trovata perché qualcuno mi aveva detto che c'era in quella squadra un piccolo campione che era Scienz, eccolo lì e quindi sono andato a vedere chi era questo ragazzino che arrivava dall'India e che era uno dei più bravi giocatori d'Italia
E lì ho visto Shins e nello stesso tempo ho conosciuto Fernando, che ho conosciuto anche le loro amicizie, e quindi ho visto che lì c'era una storia, una bella storia da raccontare. Poi io li ho conosciuti che era primavera, tipo, credo più o meno questo periodo qui, no? Aprile, maggio, e loro si stavano preparando per andare a fare questo torneo internazionale in Grecia. Ed era l'occasione perfetta per entrare in pieno nelle loro vite, e così ho preso la telecamera, li ho seguiti in Grecia, dove li ho tenuti sotto scacco per una settimana e mezza, cos'era, 10 giorni. E così è cominciata questa storia. Poi ovviamente ci sono state grandi difficoltà produttive nel corso di tutta l'operazione, che da un lato hanno reso tutto ovviamente più difficile, però dall'altro lato hanno anche aperto poi, come dire, lo spazio temporale della storia, perché come dire, la difficoltà di portare a termine il progetto inizialmente mi ha permesso poi, cioè è stata l'occasione poi per continuare a seguirli, insomma, quindi è diventata, come dire, proprio per grazie ai problemi che si sono verificati nel percorso, si è anche trasformata la storia, insomma, e così ho finito per seguirli per ben una decina d'anni, insomma. E devo dire che poi, sì, un'altra cosa che volevo dire è che in realtà quando sono andato a cercarli, una delle cose che avrei voluto raccontare era l'adolescenza. Cioè io volevo fare un film sull'adolescenza inizialmente, e quando sono arrivato da loro e ho conosciuto i due ragazzi e la squadra in cui erano, mi sono innamorato immediatamente, perché erano, a parte il fatto che erano diversi anche dalle altre squadre che avevo conosciuto, perché forse grazie a Federico e Edoardo, che erano i loro allenatori, che erano gli avevano dato degli strumenti un po' per non lo so, quella forza dei due ragazzi che li seguivano li aveva un po' li aveva vivificati in un certo modo, non so come spiegare, e in quel momento lì ho capito che insomma c'era una bellissima storia anche per quel tema lì. Infatti poi il film è diventato anche il racconto di un romanzo di formazione, perché appunto uno dei temi che mi interessavano era proprio quello, cioè la crescita, l'uscita dall'adolescenza, eccetera. Se vuoi farmi delle domande, proviamo Fernando, sentiamo un po' Fernando, com'è stata per te avere una telecamera puntata sul collo per 10 anni? Beh, all'inizio... Sei ancora sopravvissuto a questa esperienza. Con qualche trauma. No, scherzo. No, quando inizio a girare, appunto, eravamo comunque piccoli, eravamo tra i 16 e i 17 anni, ed era un gioco, quindi c'è chi si divertiva a non farsi vedere da Jacopo, chi invece da farsi vedere di più. E poi piano piano, quando Jacopo ha iniziato a seguire soltanto me e Shins, è stato difficile, perché appunto si ovunque ci guardavamo ci stava lui anche quando insomma no, non volevamo, però no, poi Jacopo è stato parecchio bravo, perché col passare del tempo penso che pure lui si sia
non so come dire, cioè, è diventato più bravo a, a sparire tra gli angoli, tra le porte, tra le tende, così come Greta, che è stata un'altra operatrice. E è stato bello, è stato difficile, però appunto guardandolo adesso, a posteriori, dopo che è passato tanto, così tanto tempo, e aver visto il risultato, sì, è bello. Jacopo ti ha filmato in momenti anche molto intimi con le tue ragazze o ex ragazze. Cosa dicevano loro? Che magari erano un po' meno abituate di te. Guarda, è stato... Lì l'avrei voluto ammazzare proprio. Immagino. Perché ci sta appunto una scena in cui... Io mi sveglio con la ragazza mia di quel tempo e io mi sveglio con questa telecamera in faccia e non, non è stato piacevole per niente, soprattutto appunto dopo aver fatto le 5 del mattino, infatti pure là, sì, pure nella scena si dice che stavamo tutti rintronati. E lì proprio non l'avrei voluto, e insomma mi dispiace non aver chiuso la porta a chiave, però tanto ci eravamo messi d'accordo con la zia Rita, quindi saremmo entrati comunque. No, comunque sì, è stato anche un po' stabilizzante per loro, perché comunque sapevano del progetto che Jacopo stava mandando avanti e le avevo un po' avvertite, mettiamola così. Ah, già sapevano che sarei arrivato, che sarei potuto arrivare. Sì, non la mattina. Sì, ma magari pensavano che saresti rimasto 10 minuti e non 10 ore. Ma pure. Quello è quello che ho pensato anche io la prima volta che ho visto Jacopo con la telecamera. Ho detto, vabbè, mo se ne andrà. E invece è rimasto per 10 anni. Per 10 anni. Sì. No, mi ricordo Scienze. Mi ricordo Scienze che all'inizio era proprio quando li ho seguiti in Grecia, era proprio non mi voleva vedere, non mi poteva, non mi sopportava, non mi voleva intorno, non voleva che stessi lì con questa telecamera. Infatti nel girato hai visto anche tu, Sara, che c'è sempre Fernando. E Scienze a un certo punto scompare, tutta la seconda parte del viaggio in Grecia Scienze non c'è più, perché lui si nascondeva. Poi col tempo invece è diventato ha cominciato ad avere grandi manie di protagonismo e era sempre si è preso sempre di più la scena. Era geloso quando la telecamera inquadrava Fernando. No, perché all'inizio, diciamo, quando c'era Jacopo che stava praticamente dietro a ogni giocatore della squadra, io mi preoccupavo, perché praticamente, cioè, nel senso, lì è in Grecia, dovevamo partecipare al campionato e dovevamo stare molto attenti, diciamo, sulla partita e concentrati sul campionato. Ero un po' preoccupato, più che altro, anche se abbiamo perso un bel po' di partite, però siamo partiti col presupposto che eravamo i più forti d'Italia e non avevamo mai giocato contro squadre serie, ecco. E poi niente, Jacopo non so quanti anni aveva all'epoca, pensavo 58, 59, non mi ricordo, e poi alla fine era come se fosse stare con un tredicenne, quindi non ci sono stati problemi. Quindi ti ha reso sempre giovane questo film, Jacopo? A me? Sì, devo dire di sì, cioè è stata, per io sono diventato come loro, cioè alla fine ero praticamente parte della squadra, facevo tutte le cazzate che facevano loro, giocavo a ping pong con loro, ho provato pure a giocare a cricket, mi sono preso delle spallottate in faccia tremende,
Quindi forse la volevi vivere tu una nuova adolescenza, forse per quello che ti sei chiesto. Ah, sai, quando pensavo di fare film sull'adolescenza era proprio perché probabilmente sì, avevo voglia di vivere così gli anni loro, insomma. Ma Eshins, Jacopo ti ha seguito anche in India, com'è stato? Sì, quello è stato abbastanza difficile, cioè nel senso per il fatto è che vabbè lì mi conosco, cioè, nel senso praticamente vivo in un, cioè non è un paesino ma è tipo periferia della città dove praticamente tutti si conoscono e io mi ero trasferito da piccolissimo, comunque già però mi conoscevano e vedere Jacopo con la telecamera che mi seguiva ovunque è stato abbastanza interessante. Perché poi stava da solo, non è che c'era tutta la truppa. Perché imbarazzante? Come? Perché imbarazzante? Vabbè, vedere questo, diciamo, come vedere Jacopo, che è diverso, no? A confronto agli altri, e vedere questa persona un po' diversa. Ah, perché bianco, è bianco. Che ti segue. Che ti segue ovunque, è stato abbastanza imbarazzante. Nel frattempo abbiamo dei commenti, c'è Alberto Fabris che dice bellissimo film, lo ringraziamo. E, Pietro, una domanda per te, come va con i capelli, Cinz? Se andasse bene non sarei qua con il cappello, dovrò aspettare altri 90 giorni, tipo. Quindi la medicina non ha ancora funzionato. Possiamo raccontarlo che nel film la storia dei capelli ha una sua parte, insomma. Credo che l'abbiano chiesto apposta. Ma forse qualcuno che lo conosce. Ah, qualcuno che l'ha visto, certo. Immagino. Pietro D'Angeli. Non è un tuo amico, insomma. Mi hanno fatto un'altra domanda, sempre Scienz. È sempre questo Pietro D'Angeli. Volevo chiedere a Scienz se il film lo ha in qualche modo aiutato a risolvere comunque a rappacificarsi con la sensazione di non appartenere più alla sua nazione previdenza, neanche almeno. Non ancora non completare il paese in cui vive. Praticamente cioè, il film in sé non è che ha cambiato molto la situazione, però almeno io ho la fortuna di frequentare più o meno le persone che pensano più o meno allo stesso modo dei miei due allenatori, anche con i bambini che lavoro, che sono dei ragazzi fantastici, perché praticamente sono molto autonomi e in qualche modo ricordano, cioè nel senso, mi ricordano i bambini, diciamo, dell'India o del, tra virgolette, di fuori, per il fatto che non sono molto, come posso dire, non sono, cioè, perché pure mia madre lavora con i bambini e i bambini che li ho conosciuti sono più, come posso dire, sono, non sono autonomi, cioè nel senso, hanno bisogno di tutto, invece, forse non è il film in sé, ma le persone che mi sono capitate in questo momento a starmi vicino e in contatto sono persone che non pensano allo stesso modo come pensa la maggior parte delle persone qua. Anche se il quartiere dove vivo non è uno dei migliori perché il caso è bruciato e dove c'era tutta la questione della casa famiglia che era assegnata a una famiglia rom, che sono stati un sacco di problemi. Chi vive a Roma questo lo sa. Mm-hmm. Certo. Eh sì, che dal bruciato lì dove sei tu adesso è un quartiere abbastanza difficile. Sì. Mi sei girata la testa. Ecco, c'è Carla che ci chiede: il lavoro di questo film, a quanto ho capito, è durato molto a lungo, sì, 10 anni, cara Carla. Sì. E come si è inserito nelle vostre vite? Crede che l'abbia cambiato un po' e com'è ora rivederlo? Quindi credo che sia di nuovo una domanda ai ragazzi. Per loro, sì. A Fernando. Come si è inserito nelle nostre vite? Jacopo è stato molto prepotente. Però, no, sto scherzando, è una cosa che in realtà è stato molto delicato quando si è inserito con la telecamera, si è approcciato con molta calma, comunque ha richiesto tempo, non è stato invadente all'inizio,
Se ci ha cambiato la vita, beh, sicuramente è un'esperienza unica, direi, quella di essere seguito da una o due persone costantemente con una telecamera. Però in realtà il vero cambiamento, cioè, la cosa che ha impattato di più su di me in realtà è stato vederlo dopo, quindi rivedere tutto il girato, tutti gli ultimi anni su uno schermo, quello è stato particolare, perché poi soprattutto siamo, chi non c'entra nulla con questo mondo è abituato a vedere altre persone, no? Sullo schermo, sui grandi schermi, quello che sia. Invece poi vedere il mio faccione in un cinema è stato particolare. Però naturalmente mi ha arricchito e sicuramente mi ha cambiato in qualche modo. Adesso dovrò aspettare un altro po' di tempo per capire che tipo di cambiamento è stato. C'è il capitano del Capannella che ci chiede se giochiamo ancora. Magari. Vabbè, io praticamente anche dopo un po' ho continuato a giocare, ma non nei livelli alti, ma cioè, nel senso, in Serie B abbiamo. Cioè, non era. Sì, giochiamo ancora. Cioè, io gioco ancora, ma non nei livelli alti come prima. Alti, tra virgolette. E No, tu? io ho smesso anni fa. Per lavoro, perché ho dovuto iniziare a lavorare. In realtà lì ho capito quanto è stato difficile per molti ragazzi che giocano con noi dividere la propria vita tra lo sport e il lavoro. Forse Jacopo vorrebbe giocare, no. Iniziare una nuova carriera. E quindi sì, io purtroppo ho smesso, ogni tanto sogno ancora la notte le partite o io che gioco e mi manca un po', mi manca tanto. Ah sì, eh? Sì. Ma io volevo chiedere a Fernando, diciamo. Il Piazza Vettorio Cricket Club aveva un po' delle radici che si basavano sull'anarchia. Volevo chiedervi se in qualche modo quegli insegnamenti, visto che parlate spesso dei due allenatori che vi hanno formato e vi hanno formato alla vita, penso prima di tutto, prima che allo sport. Volevo chiedere a Fernando, poi anche a Scienza, però forse a Fernando tocca di più questa domanda, che cosa di quei principi che in qualche modo ti sono stati tramandati è rimasto e se qualcosa proprio ha in qualche modo anche influenzato le tue scelte di vita dopo? Bella domanda. Fondamentalmente sì, la nostra squadra è come diciamo anche nel documentario, cerchiamo di mandare avanti molti contenuti politici, tra cui appunto quello dello sport libero per tutti, ma non era diciamo vincolato soltanto allo sport, cercavamo di espandere le nostre idee su tutto quello che ci circondava. Sì, per me personalmente questo lavoro, diciamo, lavoro sulla politica mi ha fatto prendere tantissime decisioni diverse, forse diverse non lo so, da come era rispetto a quando ero più piccolo, no? Appunto, come si dice sul documentario, comunque sono cresciuto in una famiglia di destra, quindi non mi sarei, forse nemmeno loro si sarebbero mai immaginati che magari potevo avere un laboratorio in uno spazio occupato in cui
aggiustavamo semplicemente le biciclette e cercavamo di tramandare o di condividere i nostri saperi. Così come appunto nello sport noi cercavamo di includere chiunque volesse giocare, chiunque aveva la voglia di inclusione e di passare una giornata o forse anche anni insieme a degli scoppiati come noi. E quindi naturalmente... È vero, però eravate la squadra più scoppiata del torneo. Sì. Avrei smandrapponi tremendi. Sì, cioè, però campione d'Italia. Sì, almeno quello. Sì, almeno... No, cioè, il fatto è che il lavoro che si fa con la politica, quindi tutto il pensiero che ci sta dietro, naturalmente ti porta ad avere decisioni politiche ogni giorno che vivi. Quindi anche noi come squadra cercavamo di non avere una struttura piramidale, di evitare che ci fosse il capetto e il capitano, anche se vabbè... scusate, hanno spostato un mobile sopra di me. Cercavamo di far sì che tutta la squadra fosse... fosse cioè potesse prendere le decisioni tutti insieme, ad esempio. Questo è uno degli esempi. Scusatemi se mi sono dilungato. Adesso qui ci sono delle domande, ho visto. Beh, c'è Leonardo che saluto. Che... Ah, Leonardo. Sì, che è un caro amico che fa prima una domanda a Jacopo. Come ha sviluppato la produzione, la partecipazione ad Esodoc, l'entrata di Rai Cinema, eccetera? Allora la storia si era arenata dopo la prima fase di riprese, che era appunto quando sono stato in Grecia con loro. All'inizio c'era stato un interessamento comunque sempre di Rai Cinema e poi c'era un produttore che si era offerto di far partire l'operazione, però poi si è appunto fermato e assieme a questa... ho fondato una piccola società di produzione a Londra con cui abbiamo fatto l'application per Eurodoc e lì abbiamo fatto lo sviluppo, siamo stati selezionati, abbiamo fatto lo sviluppo del progetto e abbiamo fatto anche un crowdfunding da Londra che è andato molto bene e poi tornato in Italia abbiamo sottoposto il progetto di nuovo Rai Cinema che è rientrata e questo attraverso poi la nuova società di produzione che era subentrata, che era quella di Francesco Virga, cioè Rai Cinema. E così abbiamo potuto chiudere il film, insomma. E poi l'altra domanda era per te, Sara. Sì, per quanto girato mi sono trovata a montare e quali sono state le difficoltà. Allora, quanto girato, in realtà questo progetto mi è stato passato da un collega che... con l'occasione saluto ad Andrea Maguolo che da una prima telefonata aveva prima iniziato insomma a lavorare al montaggio poi mi aveva passato e mi aveva parlato di circa 10 ore di messa in fila a divisa per anno, quindi 10 ore nel 2012, 10 nel 2015 e circa una decina o poco più nel 2019. E in realtà a quel punto ho detto, vabbè, mi sembra fattibile per insomma tutto questo, raccoglierlo in un film. Poi in realtà inizio a prendere in mano il progetto e vedo che quelle 10 ore erano solo una minima selezione della quantità enorme, infinita di materiale che era veramente un oceano gigantesco che non aveva fine. Come effettivamente cioè, molto difficile, no, delimitare anche la vita di 10 anni di due persone, quindi era anche tutto molto comprensibile. E poi
devo dire che c'era da parte di Jacopo un grande innamoramento della storia, dei personaggi e quindi anche una, insomma, non proprio organicità nel materiale, soprattutto nel primo anno, poi insomma successivamente con l'entrata anche della produzione, diciamo che le cose sono migliorate. E quindi direi che è stato lisergico, forse questa è la parola giusta. Ancora di notte, Sara. Ma no, quello ho smesso da un po' in realtà, però era, come dire, il mio lavoro poi è anche in parte quello di strutturare, cioè di trovare una, come dire, un filo narrativo laddove a volte il filo narrativo non c'è, una drammaturgia che a volte bisogna inventarla perché la realtà non sempre la regala. E quindi tutto il lavoro, la prima parte del lavoro è stato quello, cioè cercare tra le mille vie narrative possibili qual era quella più interessante per una persona X che guardava questo film. Abbiamo fatto un sacco di fatica e ricordo ancora però la passione che Jacopo metteva giorno dopo giorno, perché di solito il nostro lavoro, io ho lavorato circa 4 mesi a questo film e lavoravo da sola la mattina, poi nel pomeriggio ci vedevamo con Jacopo, ti facevo delle proposte, le confrontavamo ed era un continuo, ma una continua messa in discussione veramente bellissima, perché mi rendevo conto, nonostante tutti gli anni, nonostante conoscesse il materiale praticamente a memoria, perché poi si era trovato lui anche a metterlo a sync, a fare tutta una serie di lavorazioni, era come se lo guardasse ogni volta con occhi nuovi, sempre con la passione di trovare quell'immagine in più che potesse regalare qualcosa di più al racconto. E questo, appunto, prima quando parlavo di caparbietà, devo dire che questa caparbietà è quello che ha realizzato, cioè che ha permesso secondo me di realizzare un bel film, e questa cosa si è vista non solo nelle riprese, ma si è vista proprio tantissimo anche in fase di montaggio. Come dicevo, c'erano tante strade possibili da percorrere, ma alla fine quelle, come dire, che portavano avanti la storia non erano poi tantissime. Ed è proprio in qualche modo stato bello vedere come la drammaturgia di questo film è totalmente diversa da quella che sarebbe un film di finzione se si scrivesse. E proprio perché racconta la vita in qualche modo, parte da un tema che è il cricket, per poi in realtà addentrarsi su tutt'altro, ed è proprio lì che diventa interessante. Ed è questo, cioè di base quello che ci ha sempre in qualche modo cercato di guidare nel montaggio è stato tenere il racconto delle fasi della vita, del crescere dei ragazzi, come dicevo prima, cioè raccontare l'infanzia con quella leggerezza che insomma vuol dire gioco, ma anche competizione, perché qua è andato via Scienza, non so se è andato via perché ha sentito che parlavo di gioco e non di competizione, ma lui ci teneva molto, e raccontare l'adolescenza come una commedia, e raccontare in realtà l'età, l'affacciarsi con l'età adulta come un anche appunto come un dramma, come una sfida, ma anche come un dramma, cioè anche di fronte a delle cose che sono insomma nei film poi sono dei drammi. Sì, questo direi è stato emozionante. Cosa mi è dispiaciuto scartare, sempre per me, ma probabilmente le sbronze di Fernando in mille occasioni diverse. Sì. Ah, e poi una scena dal parrucchiere in India di Prince. Era bellissima. C'era una scena stupenda che dovremmo regalare come extra, anzi quasi quasi lo facciamo, di Shins che insomma si era a confronto con il passare del tempo e il crescere dell'età, e quindi raccontava i suoi problemi di futura calvizia dal parrucchiere.
mentre ci si tagliava i capelli. Quella scena è stupenda e abbiamo dovuto purtroppo sacrificarla. E tante ce ne sono effettivamente di scene, ovviamente, che abbiamo dovuto, che prima erano nel film, poi abbiamo dovuto togliere, insomma. Sì, sono tante. Sì, sarebbe bello fare una sezione extra di extra. Sì, ce ne sarebbe all'infinito, potremmo veramente andare avanti fino a un'età. Ah, a proposito, c'è una domanda di Martina che, insomma, casca perfetto con questo discorso. Jacopo, pensi una di dare un seguito parte alla storia girando una seconda parte? Ma io, guarda, penso che i due ragazzi scapperanno in questo momento. Io sono a disposizione, chiedetelo a loro. gli spezzo le gambe se ci prova. No, chissà. E poi Carla fa una domanda sul vedersi al cinema. Ringrazia Fernando per la risposta sulla, insomma, su quanto è strano vedersi al cinema. E fa la stessa domanda a Jacopo. Ah, perché dice, girare un film per 10 anni sia anche per te un pezzo di vita. Beh, certo, sì, è stato un'esperienza. Io ho vissuto... Sono cresciuto con loro due praticamente, cioè è stata proprio un'esperienza, un viaggio bellissimo che mi ha dato moltissimo. Cioè, ho acquistato due fratellini, sì, ma ha cambiato molto. Già. Vediamo, non ci sono altre domande. No. A te ha cambiato Sara invece questo film? Ma no, mi ha fatto, non credo che mi abbia cambiato, non lo posso dire, perché insomma a volte quando si vive la realtà attraverso uno schermo poi è più difficile farsi influenzare. Mi ha fatto molto molto piacere conoscervi, ma conoscervi personalmente, insomma, perché poi c'è il lato umano. Quando mi ricordo, vi ho conosciuto in realtà alla festa di Roma, ad Alice nella città, quando l'abbiamo presentato, ed è sempre così che io so tutto. Poi in questo caso particolarmente, perché spesso, insomma, nei film documentari che mi trovo a montare so molto dei personaggi, dei protagonisti, ma in questo caso proprio veramente, appena vi ho visto, vi volevo abbracciare stretto come se fosse stati sempre dei miei fratellini, invece in realtà, insomma, io nemmeno ti conoscevo. Voi mi guardavate e mi dicevate chi è questa pazza. Noi abbiamo fatto insieme per un pezzo, mi sa. Cose? Sì, noi abbiamo fatto qualche traduzione, in realtà ci conoscevamo già prima. Ti abbiamo rincorso per un po', Cinz. Mamma mia, quanto si è fatto dannare. Beh, allora per ricambiare la fatica del rincorrerti, ti faccio una domanda così un po' difficile. Nel documentario, un po' all'inizio, insomma, abbiamo dato alla voce di Fernando una metafora che è quella del giocare a cricket, cioè che c'è una regola principale nel giocare a cricket, che è quella in cui il giocatore lascia una casa e per andare verso un'altra, ed è proprio il tragitto da una casa all'altra quello che, insomma, lo mette più in discussione, li potrebbe far perdere. E volevo chiedere, in questo percorso, se in qualche modo una metafora di vita, tu dove ti trovi in questo momento, in quale, se ti trovi in una casa o se ti trovi tra una casa e l'altra? Beh, la parola casa è difficile, perché, per dire... Sì, cioè, come ha detto Fernando, il giocatore lascia proprio la casa per recare un'altra, però ci torna indietro per fare un altro punto in teoria. Però diciamo, è il fatto che, metaforicamente parlando, sì, cioè, penso sono fare più o meno tipo vivere all'inizio a Piazza Vittorio, dove vivere a Piazza Vittorio, diciamo, vivere a casa al bruciato, ecco. Cioè, quindi diciamo la mia infanzia è stata l'infanzia, vuol dire, diciamo, sì, cioè quando il periodo in cui ho conosciuto Fernando e gli altri,
aspettato molto, non sentivo tanto la differenza di stare completamente in un altro mondo. Poi una volta cambiato casa da Piazza Vittorio, anche se ero ambientato molto, diciamo, con la città di Roma, è stato difficile. Cioè, è difficile proprio il cambiamento del quartiere. È stato difficile a capire, a confrontare con altre persone, con le persone che hanno un altro tipo di mentalità e vivere in contatto con loro. Perché stare a Piazza Vittorio è molto facile, almeno per me. Quindi noi stiamo terminando il tempo, mi sa. Siamo quasi 45 minuti. Quindi è stato quasi più difficile, come dire, spostarti di quartiere dal centro di Roma verso una zona periferica che trovarti in India e renderti conto che non sei, che non ti senti forse per tante cose di lì. No, ma per qualunque cosa, dalla farmacia al supermercato, cioè nel senso ti senti completamente diverso qui. Che questo a Piazza Vittorio o tra virgolette a Pigneto non succede. Quindi, cambiare casa per me è stata cambiare quartiere. Beh. A Piazza Vittorio casa. Quante differenze, no, ci regala questa città. Sì, mi sa che stiamo finendo il tempo. Io pensavo che si chiudesse automaticamente. No, invece no, in realtà no. In realtà, però, comunque stiamo per finirlo. Quindi e qui c'è una domanda, guarda, di Alberto Fabris, che secondo me è anche importante, perché dice il film online, se volessi consigliarlo. Sì. Allora, rispondo io se volete a questo, dicendo che il film è stato online e sarà online fino a questa sera a mezzanotte, quindi mi raccomando, se insomma vi siete incuriositi sentendoci, approfittatene perché avete fino a mezzanotte per vederlo e guardatelo insomma in tanti e numerosi. E, a mezzanotte finirà quella che è stata un'anteprima di questi giorni, e però sarà di nuovo disponibile dal 7 maggio sempre sulla piattaforma di Zalab online, quindi se non riuscite entro stasera a vederle, sapete che dal 7 maggio lo potete vedere tranquillamente all'interno del pacchetto di sostegno di Zalab. Volevo anche cogliere l'occasione, così come ultima cosa, per dirvi che abbiamo lanciato una provocazione di questi tempi, che è il cinema vivo, quindi noi continueremo a mettere film online, a discutere sui film in tutte queste settimane in cui siamo richiusi a casa, ma allo stesso tempo vi chiediamo di pensare a dei progetti per quando si potrà di nuovo ritornare a vivere e di mandarceli con idee di serate che vorreste organizzare in quartieri, nei luoghi più strani e più improbabili, in cui potete riunire delle persone e vedere un film che vorreste. Mandateci tanti progetti, perché credo che in questo periodo abbiamo veramente molto bisogno di tornare anche a sognare un modo normale di vivere, insomma, che speriamo succeda prima possibile. Volete aggiungere altro? Tutti a vedere il film online. Tutti a vedere il film online, ora. Ora. Che sta scadendo il tempo. Va bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio Jacopo, Fernando, Cinz, grazie di essere stati con noi. Grazie a te. E viva il Piazza Vittorio Cricket Club. Sempre viva. Ciao. Ciao. Ciao.